al 120% del PIL, si sta dimostrando una zavorra pesante che probabilmente non sta rassicurando i mercati finanziari. Il rischio è, proprio a dirlo in modo molto chiaro, che se continua a questo livello il differenziale tra i nostri titoli di Stato e quelli tedeschi, da qui a qualche settimana occorrerà fare un'ulteriore manovra. È la previsione del deputato del Carroccio Massimo Fugatti, che analizza come la manovra che domani il Parlamento approverà alla Camera non porterà la stabilità necessaria per ridare fiducia all'Italia da parte dei mercati internazionali. A ottobre dunque ci sarà una manovra correttiva, anche se i margini di trattativa sono molto stretti. Non sarebbe facile andare a costruirla e a reperirne risorse. E questo lo dobbiamo dire a prescindere da chi governi, a prescindere da chi faccia le scelte, perché questo debito pubblico ce l'abbiamo e non è che nessuno ha la bacchetta magica e non è che se domani mattina arriva qualcun altro a governare il debito pubblico non c'è più. Però dobbiamo fermarla questa speculazione, in che modo? Ma non è che non c'è la bacchetta magica per fermarla. Nel momento in cui l'Italia è sotto lo scacco internazionale dei mercati finanziari, cambia sangue freddo, diciamo, ecco, vediamo se procede e quanto procede. E in soccorso dell'Italia potrebbe arrivare la Cina, che acquisterebbe i nostri titoli di Stato, una decisione che non convince Massimo Fugatti. Bisogna far prendere decisioni in modo veloce e magari anche delle quali poi ci si possa pentire. Andare a vendere quote del debito pubblico italiano ai fondi sovrani cinesi, della quali non nulla sappiamo, rischiamo che il nostro paese diventi schiavo in futuro delle scelte della Cina e quindi le nostre scelte economiche siano, diciamo, sotto il ricatto delle scelte cinesi. Noi della Lega vorremmo almeno sapere chi sono questi, perché non si sa neanche, quando c'è un fondo sovrano non si sa neanche chi c'è dietro.